Sono tante le domande che ci poniamo di fronte alla breve ed indispensabile vita del fuoco. Cosa vi sarà mai dentro la sua mente? In questo video immaginiamo di aver trovato il suo diario, di seguire i suoi intimi pensieri ed in parallelo sentiamo l'esperienza di Daniele Lazzaretti, apicoltore della piana di Malcesine nell'altopiano di Asiago. Cominciamo dai pensieri del fuoco. Cari amici, mi chiedo anch'io se sono un playboy o una vittima dell'amore. Certo che la mia vita è proprio strana. Per esempio, le mie sorelle api non le capisco. Io sono nato maschio per merito delle mie sorelle, che hanno invitato la regina a far nascere dei maschietti preparando delle cellette più grandi e più belle delle altre. E la regina ha visto queste cellette speciali. E lei sa come fare. Vi ha deposto un ovulo senza aggiungervi uno spermatozoo. E voilà, eccomi qua, sono maschio. Sono io il principino e tutte mi vogliono bene. Sono un privilegiato, non lavoro, mentre le sorelline sgobbano tutto il santo giorno. Incredibile, se voglio mangio il miele anche negli alveari vicini senza problemi, mentre loro verrebbero subito cacciate via. In parole povere, faccio la vita del Michelaccio. Attenzione che qua adesso abbiamo ancora un sacco di fuchi. In questo telaio abbiamo la presenza massiccia di uova da fuco, polline e miele. Come vedi è molto irregolare la covata da fuco. Telaino laterale, questi sono tutti fuchi, ecco le uova da fuco, questi fuchi stanno nascendo ora, come si vede sono grandi più delle api e sono fatti in maniera un po' diversa, questi fuchi stanno nascendo, a questo che sta quasi uscendo praticamente, eccolo. Il fuco, a differenza delle api, che è molto più piccola. Come si vede, questa è una covata di api. Le cellette sono più piccole e sono abbassate. Quelle del fuco sono più grandi e bombate. Come vediamo qua, i fuchi vanno a nutrirsi del miele già stipato dalle api. L'alveare è un sistema complesso, una famiglia complessa nella quale entrano solo le api che fanno parte di questa famiglia. Si riconoscono dall'odore. Se un'ape che fa parte di un altro alveare vuole entrare, subito verrà attaccata dalle api che si trovano all'entrata dell'alveare e viene cacciata. A differenza dei fuchi che scorazzano liberamente all'interno di tutti gli alveari. I fuchi sono i maschi delle api. Sono nati da uovo non fecondo della regina, quindi hanno il patrimonio genetico della regina. Sono piccoli cloni, però non hanno nessun compito all'interno dell'alveare se non quello riproduttivo, cioè l'accoppiamento con le regine vergini. Il periodo in cui le api producono più fuchi è la primavera, e quando appunto c'è il periodo della sciamatura e quindi del cambio delle regine. E la nascita delle nuove vergini l'autunno, che è il secondo periodo in cui le api, appunto, si sostituiscono, le regine vengono sostituite quelle vecchie. Un bel giorno sento un profumo nell'aria ed un canto meraviglioso che mi fanno impazzire. Mi precipito e là incontro tanti amici ed una bellissima reginetta. Ci siamo tutti innamorati ed è stata una giornata indimenticabile. Ritorno alla sera all'alveare, l'ape guardiana mi chiede: Hai fatto? Certo, rispondo e lei mi guarda in modo strano e aggiunge: Comincia per il signorino il conto alla rovescia e ridacchia un po'. Cosa sia
successo non lo so, ma mi hanno cacciato di casa e adesso sono fuori, affamato ed infreddolito. Una congiura di corte. Però sono felice perché ho avuto il mio grande momento. Qualcuno invece, neanche questo. Il tipo di fecondazione che io vado ad utilizzare con le mie api regine è quello naturale, cioè con i fucchi. L'inseminazione artificiale, che non è altro che l'utilizzo di sperma di fucchi selezionati, inseminato direttamente all'interno della spermateca della regina. La regina viene addormentata con del CO2, viene messa su di un macchinario, su di un tubicino, viene aperto l'ovidotto o comunque la parte dove la regina va ad accoppiarsi e viene inserito lo sperma. Questa è l'inseminazione strumentale. Una cosa che hanno loro nel momento in cui c'è importazione e riescono, le condizioni sono buone, producono fuchi. Nel momento in cui viene meno la nutrizione, cioè c'è poca importazione di polline e nettare, allora le api addirittura prima che i fuchi nascano li vanno a togliere dall'alveare e li portano fuori, ancora quando sono a livello nello stadio di pupe. Se invece sono adulti, mi è capitato spesse volte di vedere, ad esempio in alta montagna, dove la temperatura era bassa di notte, l'importazione cominciava a venir meno, si trovavano gruppi di fuchi all'esterno dell'alveare, morenti, perché le api li cacciano all'esterno in maniera tale che loro non vadano a alimentarsi con le scorte che servono a loro più avanti.